Una prestazione, possiamo dirla, sopra le righe, non solo del Cosenza, ma anche di Luca Tedeschi. Ma io direi di tutti, i complimenti ci stanno, ma è bene fare i complimenti a tutta la squadra, al gruppo, a chi è entrato, chi non è entrato, perché poi queste vittorie vengono dal lavoro di tutti. E quindi la prestazione è della squadra, del Cosenza, di noi, e della città, dei tifosi, di chiunque. Ci avete creduto fino alla fine, una grinta e una determinazione, e addirittura tre occasioni poi alla fine mancate di un soffio. Queste partite le vinci se hai voglia di vincerlo e provarci, poi magari non ci si riesce, perché magari il tiro di Arrigoni poteva andare fuori, poteva essere parato, non so. Però certo, se non ci provi non ci riuscirai mai. Quest'anno direi che questo atteggiamento l'abbiamo sempre avuto, a volte può andare meglio, a volte no, però se non provi, se non tenti, non ci riesci. Una sfida playoff, perché il Cosenza ha scavalcato la Casertana battendola. Sì, siamo momentaneamente a un punto dalle prime, siamo nella zona playoff, eravamo sempre stati a ridosso, non ci sentivamo fuori, non ci sentiamo dentro sicuri adesso. Le partite sono difficili e domenica credo che ne varrà una ancora difficile, però sicuramente danno grande fiducia, autostima e grande coraggio per affrontare le partite che mancano. È vero, il campionato è lungo, però in un fazzoletto di due punti ci stanno cinque squadre. Sì, è lungo e poi quando arrivano le partite che contano e le ultime, ogni cosa è decisiva. Era importante oggi dare una prova di orgoglio, di grinta e di unità di intenti. Ce l'abbiamo fatta, siamo felici e adesso lavoriamo con l'entusiasmo giusto che non deve mai mancare. Cosa manca a questo Cosenza per fare i risultati rotondi e andare oltre l'1-0? Ma sai, i risultati rotondi fanno fatica a farli tutti, Oggi non era semplice, onestamente. Loro hanno avuto anche loro occasione, quindi bisogna comunque prendere in considerazione il fatto che ci sono squadre ben attrezzate, forti, competitive, e quindi i risultati rotondi lasciamoli probabilmente agli altri. Noi cerchiamo di essere concreti e di portare e prendere più punti possibili. Ci gira sulla torta migliore difesa del campionato. Sì, ma quello è un orgoglio, è una cosa di cui ci dobbiamo stimare, ma non solo il reparto difensivo, proprio di squadra. E poi siamo a 41 punti. Senti, domenica arriva una che lotta, non si direbbe, per non retrocedere, per evitare i play-out, lo Juve Stabia, che oggi ha rifilato 6 gol a una squadra che sembra che abbia lasciato un po', ha messo tirati rime in barca. Ma te l'ho detto, vengono partite difficili, non perché le squadre non sono lì a giocarsi il primo posto, sono meno competitive, meno forti, diciamo. Quindi sicuramente non sarà facile. Grazie, bocca al lupo.